Welcome back to this new episode of Build Your Vocabulary. If you're new to our channel, be sure and subscribe. And if you like this video, give it a thumbs up. And if you have any questions, leave a comment below. Today, we're going to learn some common vocabulary to ask for and give directions. Be sure and watch this video until the end to listen to and repeat some sentences using today's vocabulary. Let's get started. Here is the formal lei and informal tu for verbs commonly used to give direction. Lei prenda or tu prendi, take. Lei attraversa, tu attraversi, cross. Lei segua, tu segui, follow. Lei vada, tu vai, go. Lei guida, tu guidi, drive. Lei gira, tu giri, or lei svolta, tu svolti, turn. Lei cammina, tu cammini, walk. These are some common phrases and questions to ask for directions. Mi scusi, excuse me. Mi sono perso, I'm lost. Dov'è? Where is? Dove posso trovare? Where can I find? Può aiutarmi? Formal. Can you help me? Puoi farmi vedere? Informal. Can you show me? Come posso arrivare là? How can I get there? Quanto tempo ci vuole ad arrivarci? How long does it take to get there? C'è un parco in zona? Is there a park in the area? Now, let's look at some phrases and vocabulary to respond to a request for directions. Viene, vieni con me. Come with me. Non sono del luogo. I'm not from here. È qui vicino. It's near here. È lontano da qui. It's far from here. Vai sempre dritto. Go straight ahead. Gira a destra. Turn right. Gira a sinistra. Turn left. Alla fine di. At the end of. All'inizio di, at the beginning of, prima di, before, dopo di, after, accanto a, next to, al semaforo, at the traffic light. Now, let's look at the three dialogues for giving directions. Mi scusi, dove posso trovare una banca? Venga con me, è qui vicino. Mi sono perso, può aiutarmi? Mi dispiace, non sono del luogo. C'è un parco in zona? Sì, è lontano da qui. Come posso arrivare là? Guida sempre dritto per 5 chilometri. Al semaforo gira a destra. Il parco è accanto al museo. Quanto tempo ci vuole per arrivarci? Ci vogliono 15 minuti in macchina. Grazie, buona giornata. Thanks for watching, I hope you liked this video and don't forget to follow me on Instagram and Facebook at Italian Lessons with Flavia. So ciao for now!